davanti, andatevene via. Conto, dai. Lei si rende conto che se io prima colazione delle cose che le avrei detto se io avessi con lei la confidenza che ho con Andrea. Cioè, potete ribadire che cosa è successo? Non so, c'era lui che si grattava il cucchiaino in mano. No, stavo così, stavo. Il cucchiaino occultato e lui con l'espressione di soddisfazione nell'occhio. Oh, Andrea, portate il video. Quale video? È sempre lì che si gratta. Lì che si gratta. No, ma Monato. Sei... Qua non c'è la Senigallia e le zanzare? Qua no, Senigallia e le zanzare. Senigallia e le zanzare le mandiamo via. Non c'è Andrea le zanzare a Senigallia. Se le mangiano tutte i cingalesi. Voglio in questa zona non ci arrivano, si fermano tutte al porto. Qualcuno riesce a raggiungere il corso. Questa sarà la puntata pilota della telenovela marchigiana. Comincia con i tre amici. This is the time to prosciutto. Carlo, sei finito di bere il caffè, ti passo l'incombenza di fare la telecamera, perché io sto anche lavorando per il giornale, tra le altre cose, a spese della famiglia. Oh, ma questa è la persona che prima, com'è che si chiama? Tizio. No, quelli che... Non si può parlare, siamo registrati, siamo tutti registrati. Dai, dai, che ce l'avete tutti con lui, con questo qui, come si chiama? Direttore del giornale. Ma stavamo parlando... No, non stavamo parlando di te. Quello lì da prima, dai, come si chiama? Ma chi? Non abbiamo parlato di... Quello dell'Eco, dai. Cos'era l'Eco? Che cacchio era? Quello di Senigallia. Su, dai, Andrea, dillo, fatti querelare. Dai, fatti querelare. Fatti anche tu querelare, dai. Ma di cosa... Ma da C. Esatto. Da C. Fatti querelare da C. Ma chi è? Il satrapo. Il dotto. Il barone. Della cultura. Oh, il barone della cultura. Senti, beviti il tuo caffè, va. Non si ecciti così. A che pro? Cioè, ma tu puoi essere che vivi solo di gossip? C'hai 24 anni. Parliamo di altre cose. No, ma perché lui è un ragazzo berlusconiano. È nato in epoca. Nell'humus. Questo è vero, si sente berlusconiano. No, comunque sai una cosa. Il gap generazionale si sente. No, ma a me del gossip non me ne ha fatto un cazzo. Sì, però adesso non dico che sia. Un impeto di. No, non me ne frega, no, se le ho queste cose. Mi dica, direttrice. Un impeto di orgoglio. Guarda un po' cosa ho preso ieri sera. Io stavo lavorando per l'idea di oggi. Cos'hai preso? Scusaci, direttrice, ma stavamo facendo la puntata pilota del... Dove la posso mettere? Hai rubato un espositore? La puntata dai! Pilota. La puntata... Ah, davvero! È la puntata pilota della telenovela, diciamo. Sì, però non no, ma non è una cosa brutta, Sì, l'ho visto, l'hai fregato. Non si può dire. No, perché sta filmando, questo dopo... Ma non, no, ma non stiamo dicendo, ma figurati. Se tu l'avessi. Dove lo posso mettere? Dove potrei metterlo? Tu lo sai. Uffa. Può far si possono dire può far bacco anche. Guarda che non sembra, ma stiamo lavorando per te per davvero. Perché io sto facendo una cosa per Leo, ma questa è veramente la puntata pilota da mettere. Facciamo dei video, facciamo. Ma sai che interessa? L'hai vista mai la telenovela piemontese? Piemontese. Non l'hai vista mai? No. Tu non hai visto la telenovela piemontese? No. Ma ti rendi conto? Qual è la telenovela piemontese? È una cosa che conosce tutta Italia perché Mai dire gol, Mai dire TV. L'hanno beccata su una televisione locale piemontese, l'hanno regalata al mondo. La gente vive per quella telenovela. Ma veramente? Nel 90 era, 90, 91. 91? Allora, te volevi fare il... Sì, il fotoromanzo. Il fotoromanzo, ma si può fare anche i video su internet. Sì, li vediamo su certo. YouTube. Ma noi siamo... Allora, questo era ovviamente esclusivamente per il cartaceo. Sì. Carino, ieri sera ne ho anche parlato, ho trovato anche un po' di protagonisti. Bene, però anche fare dei video però, decenti, se viene... se viene decenti, non questi. Guarda che ieri il video che ti ho fatto a te, se si potesse tagliare, che non si può perché ti dà niente. Ieri sera, quindi la Letizia finale, ha imparato che... Cosa lì, cioè secondo me sarebbe... La Letizia in pratica ha imparato che non tutto il Carlo viene per nuocere. Fammi leggere tutti questi commenti, allora... Espressione inquieta per di Andrea.
Io sto facevo lavorando, stacevo. Stacevo. Ascoltate, facciamo, aggiungiamo un compromesso. Mi andate a comprare il guaranà. Andrea c'ha la faccia da camorrista. Mi andate a comprare il guaranà. All'espressione di quello. Poi, che... Poi ha avuto un'idea Carlo. Andrea, ma dove vai? Fatti i cazzi tuoi. Spot Brooklyn la gomma del ponte. Quello, ce l'hai davanti, forse, no, prova. Se lo magna con la carta. Cioè, io non ho mai capito. Mi sono sempre accorto che c'era qualcosa che non andava. Adesso ho capito cos'era. Secondo me non dovrebbe pensare. È molto pericoloso. La pubblicità più famosa... Pronto? Sì. No, sono nelle Marche. Sei dentro un film. Sì, sei dentro un film perché stiamo riprendendo. Ci vediamo. Stammi bene. Sai quello Alan Turing? Quello lì. Alan Turing. Sai chi è Alan Turing? Chi è Alan Turing? Io ho capito Alan. Alan Turing. Alan Turing. Questa è maleducazione. È il padre dell'informatica moderna. Qui sì. Cosa ha fatto Alan Turing? Vedremo. Ah, e quanto ha dato l'enigma io, cazzo. Seco è stata... Pronto. Non è veramente acciato. Ma no, ma veramente, guarda, trovi la gente che ti guarda, che si scherzi. Anche lei, si Carlo Rigoni, si vergogna. 10 minuti, ma bisogna tagliare dopo, I fantastici anni 80. E se vai su internet ti mando il link e almeno così vai a vedertelo.